Buongiorno e benvenuti a tutti voi a questa nuova diretta di cucina. Quest'oggi andremo a realizzare delle frolle proprio per omaggiare questa stagione dell'autunno che è appena arrivato. Quindi andremo a realizzare delle frolle proprio rispettando le forme e i colori che l'autunno ci propone. A questo punto vi mostro subito quindi lo stampino che andremo ad utilizzare, è proprio uno stampino, vedete, a forma di foglia, che è proprio, diciamo, il simbolo per antonomasia dell'autunno. E poi andremo a preparare delle frolle colorate, proprio variopinte come i colori dell'autunno, quindi avremo questa gamma di colori molto caldi, quindi avremo il sabbia, il marrone, gli aranciati, il rosa che vira sul rosso. Ma iniziamo subito col farvi vedere le frolle che ho preparato. Adesso un attimo che inquadro un pochino meglio. Vedete, io vi ho già preparato le tre dosi, diciamo, per accelerare un pochino la diretta, ma adesso vi spiego, è molto semplice, il procedimento è proprio veloce. Adesso vi do la ricetta che utilizzo io per la frolla, poi chiaramente ognuno di voi ha sicuramente il proprio cavallo di battaglia, dico io. Allora, ho cominciato inserendo in una terrina un uovo, 100 grammi di zucchero e ho montato il tutto, poi ho aggiunto 200 grammi di burro ammorbidito e successivamente ho aggiunto 250 grammi di farina. A questo punto ho realizzato il composto e l'ho diviso in due parti. Allora, una ho inserito 25 grammi di cacao per dare appunto questo colore marrone, questo sapore di cacao. Chiaramente poi io dico 25 grammi di cacao, ma poi vi dosate, diciamo, lo sentirete in mano, diciamo, quando utilizzate la frolla non vi si deve appiccicare, quindi vi dosate un pochino. Mentre nell'altra parte di composto ho aggiunto 25 grammi di farina. A questo punto ho fatto un terzo impasto. Sempre utilizzando quello che avevo preparato, ho aggiunto delle goccine di alkermes, un po' per aromatizzare, ma soprattutto anche per dare questo colore rosato. Allora, e poi io vi metterò nel post ovviamente gli ingredienti, se per caso avete bisogno di qualche chiarimento, basta che mi scriviate qualche messaggio e io vi rispondo. Quindi abbiamo creato tre colorazioni. Un attimo che sposto un secondo il messaggio, un saluto a Giorgio, ciao Walter, benvenuti. Allora, sposto un attimo così vediamo bene. Allora, praticamente adesso ci divertiamo nel creare una sorta di patchwork, un po' come sulle stoffe. Andremo a creare una tela, tra virgolette, di frolla, composta con varie palline colorate, in modo da dare proprio poi alla foglia che andremo a realizzare tutta una serie di colori, di sfumature. Scusate, metto un attimo il grembiulino così ci macchiamo subito bene. Allora, adesso prendiamo in mano tutto, facciamo delle palline, cominciamo con la frolla normale, faccio una pallina di frolla colorata anche rosa, ne mettiamo vicine. Importante è vedere proprio il procedimento per realizzare la varietà di colore. Basta semplicemente unire una serie di colori così. Ok, questi sono proprio dei lavoretti simpatici da far fare anche magari ai bambini in queste domeniche di pioggia che sicuramente arriveranno, ma anche insomma per far divertire un po' tutti noi. Così diciamo possiamo utilizzare bene la fantasia. Allora, adesso io unisco ancora un pochino, magari non faccio tutta quanta la frolla, vi faccio vedere semplicemente il procedimento e come andiamo a realizzarla. Le mettete così in modo abbastanza casuale, perché proprio deve risultare un effetto variopinto, ok? Allora, adesso spostiamo queste qui. La dose che vi ho dato è abbastanza importante, nel senso che comunque ve ne verranno parecchi di biscottini. In ogni modo, poi li potrete conservare in un'ampolla oppure in una campana di vetro,
e sicuramente avrete l'occasione di un tè con le amiche per assaggiarli e, oppure anche un semplice frollino da accompagnare al caffè di fine pasto. Allora adesso magari metto anche un pochino di farina sulle mani, sul mattarello. Ecco, vedete, io utilizzo un mattarello con gli elastici proprio perché mi permette di stendere in maniera uniforme la frolla, che così poi anche in cottura risulterà tutto assolutamente perfetto. Adesso si tratta di unire queste palline che abbiamo creato, ok? Ancora un pochino di farina, ecco qua, e create appunto questa sorta, come dicevo prima, di patchwork, se così si può dire, ok? E poi andremo a incidere con il nostro stampino. Se non avete lo stampino, è sicuramente un pochino più laborioso, ma non difficile. Potete disegnare su un cartoncino una foglia e poi appoggiare il cartoncino e ritagliarla con il coltellino. Certo è che avere qualche stampino a portata di mano, tra coltello e forchetta, dico io, è sempre assolutamente utile perché è un modo molto veloce per poter rappresentare bene una stagionalità, un evento. Ecco, io per esempio oggi ho utilizzato questi colori per cercare di raffigurare la forma e i colori proprio dell'autunno. Certo che se avete un evento con altre colorazioni, potete inserire un po' di colorante alimentare, potete creare della frolla azzurra, rosa, a seconda, insomma, dell'occasione che avrete. Ok, allora noi adesso l'abbiamo preparata, prendiamo lo stampino, questo stampino a forma di foglia, tra l'altro ad espulsione, quindi molto semplice, vedete, c'è già anche la traccia delle venuzze, diciamo, della foglia. Se non vedete bene, potete trascinare i messaggi sulla destra, ok? Allora adesso vi divertite a prendere, diciamo, i colori che più vi piacciono. Allora a questo punto facciamo così e piano piano stacchiamo la nostra fogliolina dallo stampino. Adesso ve la faccio vedere, viene assolutamente perfetta, vedete? Vediamo. Ecco qua. Adesso noi la posizioniamo sulla teglia che poi andrà direttamente in forno. Adesso ne facciamo qualcuna così vedete bene cosa viene fuori. È un'idea simpatica proprio per rappresentare la stagionalità e per esempio si possono fare anche dei sacchettini per se volete regalare agli amici, fate dei sacchettini di biscottini da portare a una cena, oppure potreste anche utilizzare questi biscottini anche come segnaposto a tavola, che poi dopo chiaramente vengono mangiati, no? Ecco, adesso continuiamo così, vediamo, prendiamo magari un'ultima fogliolina, ecco qua. L'importante è staccare bene bene il biscotto dallo stampo, ok? Ecco qua. Facciamo un ultimo biscottino, eccolo qua. Sicuramente i ragazzi si divertiranno a creare con la loro fantasia colori e forme. Ecco qua. Faccio vedere l'ultimo, questo addirittura vira di più sul rosa, vedete? Ecco qua. Adesso tutti questi biscottini verranno inseriti in forno a 180 gradi, con il mio forno diciamo ci stanno sui 12-13 minuti. Ecco, quando vi resta l'eccedenza della pasta, semplicemente la amalgamate, ok? Ci aggiungete un pochino di farina e la ricomponete, così si crea ancora di più il colore variopinto, ok? Ecco qua, la ristendete, vedete? Eccoci qua. Dai, ancora uno, non mi accontento, ne faccio ancora uno, poi gli altri li termino successivamente. Ecco qua, li staccate piano piano
in modo che così anche la traccia della fogliolina vi resta presente. Io adesso ne ho già cotti questa mattina per potervi fare vedere anche già cucinati. Diciamo che dovete vedere che non siano troppo dorati. Allora, ecco qua, ve la mostro subito. Il risultato è questo. Vedete delle foglioline veramente interessanti, sia per gusto che per forma che per il colore. Ecco, quindi molto semplice, veloce, però dai, anche carino e di effetto. Allora io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione che sempre mi dedicate e magari ci vediamo in una prossima diretta, penso verso fine mese, perché ci sarà l'occasione di Halloween e per noi appassionati di cucina è il momento in cui ci sbizzarriamo con la fantasia. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie.